Carissimi amici e amiche di Wild Hunters, salute a voi e benvenuti a questo Daily Report che ci porta di nuovo in Africa. Infatti è un'anticipazione su quelli che saranno i miei due prossimi safari in Sudafrica nel 2020, uno a giugno e uno a settembre. Allora, ho deciso di realizzare due safari veramente speciali. Il primo, quello di giugno, sarà un safari dedicato ad una missione che avevo in testa da tantissimo tempo. Voglio replicare un safari degli anni 20 ai tempi attuali. Che cosa intendo dire? Intendo dire che utilizzerò armi, calibri, attrezzature e abbigliamento di quegli anni lì. Quindi utilizzerò, partendo dall'arma, un'arma con le mire metalliche, quindi senza il cannocchiale, e dopo vi spiego quali sono le due armi che porterò in safari. Utilizzerò appunto solo le mire metalliche, utilizzerò armi di calibri del tempo con munizioni uguali a quelle che venivano usate nel tempo, e vi spiegherò tra poco quali. Utilizzerò un abbigliamento non moderno, quindi non camouflage, un abbigliamento normale dei tempi. Utilizzerò delle scarpe dei tempi e utilizzerò un binocolo dei tempi, quindi un binocolo che ho trovato, un vintage. Non utilizzerò telemetri, non utilizzerò niente, non solo, caccerò da solo, quindi senza il tracciatore, senza l'accompagnatore. Mi farò lasciare in riva a un fiume o in una collina, eccetera, e condurrò il safari completamente da solo con le piccole attrezzature che avrò, una telecamera per poter riprendere tutto e tutto qua. Avrò soltanto una radio che mi servirà per avvisare quando abbatterò un animale perché lo vengano a prendere, perché con il clima che c'è non voglio che la carne vada male. Quindi sarà l'unica modernità che mi porterò addosso. Allora, vediamo innanzitutto quali saranno le attrezzature principali. Allora, utilizzerò due armi, una dei tempi, che è questo Parker Hale in 303 British, che già conoscete, che ho fatto diverse trasmissioni. Si tratta di una sportivizzazione di un Lee Enfield. Tra l'altro, questo aveva partecipato allo sbarco in Normandia con l'82esimo fucilieri del Canada, quindi ha anche una storia questo fucile. È stato sportivizzato, quindi soltanto accorciato la calciatura e resa un po' più da caccia. Sono state modificate le mire per renderlo sportivo, quindi per poterlo utilizzare a caccia, e io l'ho già azzerato con la stessa munizione che usava Caramojo Bell, che era una 215 grani round nose, che sono riuscito a trovare, d'accordo? E quindi è una munizione replica, quindi un fucile originale del tempo con una munizione del tempo, quindi mire metalliche, e calibro e munizione e arma del tempo. Poi porterò con me invece un'arma moderna ma semplice, quindi un'arma nuova, ovviamente, o diciamo che ha pochi colpi, che è la mia Sabatti Rover 870 in calibro 7x57 Mauser. Attualmente ha montata quest'ottica che tra poco farò togliere da Alberto Cecchi qui all'Armeria Innocenti, farò rimontare la tacca di mira che scorre su questa slitta, d'accordo, su questa slitta graduata, quindi farò rimettere la tacca e modificherò la rampa del mirino. Perché? Perché ai tempi del 1920 si utilizzavano mirini d'avorio bianco scelto apposta, di un bianco latte, che è un materiale che si vedeva estremamente bene. Non dico al pari delle fibre ottiche di oggi, ma quasi. Purtroppo non è più possibile trovare questo genere di mirino, di materiale, quindi ho deciso di montare un mirino in fibra ottica,
d'accordo? Per pareggiare un po' i conti. Naturalmente anche su quest'arma monterò una munizione che è la 175 grani soft point uguale a quella del tempo. Anche qui non utilizzerò, come ho detto, ottiche, utilizzerò soltanto un binocolo, non utilizzerò telemetro né niente. Perché ho deciso di portare due armi per fare lo stesso safari, quindi affronterò gli stessi animali con tutte e due le armi, perché una moderna e una dei tempi, diciamo, perché poi la sportivizzazione dei Lee Metford e dei Lee Enfield avvenne già nei primi anni del Novecento, questa è del 1942, perché sono le stesse identiche armi, non sono cambiate per niente. Però volevo fare un safari sia con un'arma del tempo, quindi originale, sia un'arma di oggi, per dimostrare che cosa? Per dimostrare che purtroppo la tecnologia ci ha portato un po' a distaccarci da quello che è di quello che era e di quello che dovrebbe essere la vera caccia. Utilizziamo calibri sempre più tesi, utilizziamo sempre più tesi e sempre più potenti, utilizziamo canocchiali con reticoli balistici, torrette balistiche per sparare sempre a lunghe distanze, ma abbiamo perso il contatto col selvatico, ma soprattutto abbiamo perso le vecchie tecniche di avvicinamento che hanno caratterizzato la caccia del cacciatore sportivo per passione fino agli anni 80, quindi all'avvento prepotente dei canocchiali. E questo è una cosa brutta secondo me, perché ci ha fatto dimenticare un certo sapore per la caccia, un certo valore della caccia, soprattutto dell'uomo che affronta gli animali che hanno i cinque sensi molto più sviluppati dei nostri e che quindi hanno tutti i vantaggi sul campo, e abbiamo perso le capacità di arrivare a 50, 60, 70 metri da un animale proprio perché con i canocchiali si è allungato questa cosa. Però vi devo dire una cosa, vi dimostrerò in questo safari che anche utilizzando sia armi del tempo, per chi le può trovare, chi se le può permettere, ma anche semplici armi di oggi, in questo caso la Sabatti Rover 870, un'arma molto economica, si possono raggiungere gli stessi risultati che si raggiungevano allora, ma soprattutto recuperando quel patrimonio di tecnica, di volontà, di coraggio che abbiamo progressivamente perduto con l'avvento della tecnologia. Quindi sarà una grande avventura per me, che affronto volentieri, sia per me stesso sia per voi appassionati, proprio per cercare di farvi capire che è importante recuperare quello che eravamo per avere un futuro migliore, per avere un tipo di caccia più umano, più venatorio, d'accordo? Un rapporto con l'animale più diretto, in modo da dare anche più possibilità all'animale di difendersi nel suo ambiente, d'accordo? Poi a settembre invece farò un altro safari veramente esclusivo. Porterò con me, sempre in Sudafrica, due armi nuovissime, delle quali non vi posso parlare al momento. Ci sarà uno straight pull nuovo e un'arma semiautomatica nuova, e quindi sarà il primo safari mai realizzato con un'arma semiautomatica. Non è mai stato fatto da nessuno e sarà mio privilegio essere il primo cacciatore che farà un safari appunto con un'arma semiautomatica. Per ora non vi posso dire altro, ovviamente, però via via vi terrò aggiornata. Adesso partiamo subito con la modifica di quest'arma, di questa Sabatti. Farò togliere il canocchiale da Alberto Cecchi, farò rimontare la tacca di mira e farò montare una nuova rampa della LTA Sight di Sarezzo a Brescia, che è una rampa con un mirino regolabile in alzo,
attraverso una vite apposita e che ha un mirino appunto in fibra ottica. Poi per il resto ci rivedremo al prossimo aggiornamento, sempre e comunque su Wild Hunters One Man Band.